piacere, un altro piacere. Cioè, anche perché io ormai non tengo più conto, quindi, no, vabbè, però c'è chi lo fa per me. Però tu che sei la storia vivente, certo. Adesso stiamo, quando finirà la storia poi comincerà la leggenda, no? Però stasera, prima di scendere in campo, hai notato un atteggiamento diverso rispetto a giovedì? Sì o no? Forse? Poi... Guarda, devo essere sincero, eravamo abbastanza tranquilli, vabbè, logicamente non lo sai mai pienamente in quanto hai perso gara 1, insomma sai che comunque se perdi questa andare là in un campo difficile, che conosciamo difficile, perché comunque abbiamo lasciato 2 punti in regular season, non sarebbe stato facile. Eravamo tranquilli perché venivamo da una partita in cui sicuramente nessuno ha visto la Virtus che è arrivata terza in questo campionato. Quindi da errori veramente minimamente il palla recuperata di Phil che poi dopo si palleggia sul piede fuori, Gani che sbaglia la schiacciata al volo che ve le ricordate durante l'anno 1? Mai. Oppure Gani riceve uno scarico e non ci arriva al ferro appoggio, insomma tanti piccoli episodi, Oleg che sbaglia da sotto di sinistra, insomma tanti piccoli episodi che ci hanno dato fiducia. Poi è logico che la partita è da giocare, mancavano 2 pedine fondamentali, perché comunque sono 2 giocatori importanti nell'economia della squadra, però il bello di questa squadra è anche questo, chi entra dal massimo, tutti intercambiabili, e alla fine è andata fuori una bellissima partita, improntata come ne abbiamo improntate tante, quindi sulla difesa, asfissiante. Abbiamo un po' gli abbiamo messo le mani addosso come è giusto che sia in casa e i risultati sono stati questi. Ho fatto 24 punti nei primi 2 tempi, insomma una squadra che ha veramente talento nelle mani, insomma è una grande impresa, quindi bravi i miei compagni. Allora, quanto vi siete parlati fra voi dopo giovedì? Ma guarda, ti ripeto, parlati neanche tanto, sicuramente c'era quella tensione, ma è una bella tensione perché è la tensione dei playoff. Considera che gara 1 l'abbiamo giocata con molti giocatori che non hanno mai giocato, sono nuovi e non hanno mai giocato i playoff. Quindi abbiamo fatto la lista di quelli che avevano giocato. Puoi risentire anche comunque dell'emozione, della pressione della prima partita. E sicuramente abbiamo giocato anche gara 1 col freno a mano tirato, però mi sembra ci siamo sciolti alla grande. Paradossalmente quanto è influito nel compattarvi l'assenza di Laval e Taylor? Beh, questo sicuramente ci ha responsabilizzato di più. Ti ripeto, sappiamo che ognuno di noi doveva dare un qualcosina in più rispetto alle partite precedenti, ma guarda, anche lì, la bravura di questa cosa è che comunque non è la prima volta che lo facciamo, ci siamo già passati, ricordo Montegranaro, vinto a Montegranaro con Taylor fuori e Lollo che ha un grosso problema all'anca, quindi cioè da condurre fuori, insomma, veramente è bravissimo, quindi c'era primo cambio degli esterni, era Tambone che fece una gran partita, sì. Quindi c'è veramente una cosa che riguarda dal più vecchio che sono io al più giovane che è Tambone, quindi questa è una grande forza. Si può dire che comunque a fine gara, ovviamente noi cronisti che seguiamo Roma da tempo, eravamo tutti giustamente un po' preoccupati, ma Don Gigi, che si sta leggendo delle cose, statistiche, è stato qua 40 secondi, ha detto 2 frasi, noi stiamo già pensando a gara 2 e ho visto nel suo sguardo che stasera era sicuro un'altra cosa. Quindi questo significa avere insomma voglia di darci dentro e di essere convinti dei propri mezzi. Poi al di là delle chiacchiere che si possono fare lo devi mostrare sul campo. Certo. Ma questo mi ha fatto capire che cioè, stasera era difficile perdere come, o quantomeno come si era perso giovedì. Sì, ma ti ho detto, i segnali di gara 1, ti ho detto, abbiamo fatto degli errori che non ricordo partite in cui li abbiamo fatti così. Quindi, ce l'ha con me per non suggerire. Mi sta suggerendo. Questa serie ha vinto un pochettino per lo meno. Ti ripeto,
questa è la Virtus che è arrivata terza in campionato, è la Virtus che ha rimontato di 20 punti in un campaccio come Brindisi, è la Virtus che fa veramente grandi partite che non è mai morta. Ha vinto a Cantù. A Cantù sono, ce ne sono veramente tante. Sì. Quindi... Siena. Fare una prestazione del genere in un playoff e sotto 1-0 è un po' differente rispetto che in campionato. Ah, certo, perché comunque lì hai davanti comunque, a parte dopo gara 1, insomma, hai anche poco tempo per riprenderti, però anche lì è il bello dei playoff, che hai due giorni in cui puoi ribaltare tutto, quindi veniamo da una gara persa in gara 1, in cui sicuramente l'umore non era dei migliori, adesso affrontiamo comunque due trasferte in cui siamo veramente carichi e abbiamo dato un grosso segnale a Reggio Emilia, insomma, che Roma c'è e che comunque loro devono giocare al massimo. Vero. Si riparte da quei ultimi tre minuti nella gara di Roma di Reggio Emilia, dopo che Roma per 37 minuti. Sì, giocavo... abbiamo fatto il record di punti in tre minuti. Praticamente sì, praticamente Reggio Emilia ha avuto una paura matta, insomma. Sì, sì, guarda, ti dico, guarda, comunque questo sta a dimostrare quello che ti ho detto prima. Loro hanno mollato un attimo e noi anche sotto di 25 punti, 3 minuti abbiamo fatto 20 punti, quindi ripeto, è una grande forza di questa squadra. Capitano 2. Non